Un'altra cosa che ho notato nei romanzi di Jack è che c'è sempre questa nota di romanticismo, cioè c'è sempre una storia d'amore molto bella, a tratti romantica. Secondo me è una cosa bella anche appunto il romanzo per Lisa, c'è cioè la storia d'amore, e qui è una storia d'amore proprio costruita pian piano che cresce, comunque rimane un sottofondo piacevole. E quindi ti volevo fare una domanda gossip anche su questo. Perde tempo, vedi? Adesso mi metto le grida adesso. Io ho paura poi con la bottiglia. Sigrid è la personaggio di questo romanzo. Anche Sigrid aveva una. Allora, parliamo di lei prima di tutto. Perché a differenza delle dark lady, che sono normalmente protagoniste nei romanzi delle cattive che muoiono quasi sempre alla fine, Sigrid no. Sigrid è un personaggio positivo, e, però ha qualche problema adesso, non vuole nemmeno aggregarsi a una relazione con Butch. Cioè, si innamora di lei, ma la storia non si consuma. Mi sono trovato bene a descrivere lei perché aveva una caratteristica all'inizio, che era quella di avere un problema col padre, che era determinato, poi c'era agire in un certo modo. Francamente non mi ricordo neanche più che problema avesse, ora che ci penso. Mi ricordo che questo veramente era importante in come lei reagiva a lui. Ah sì, avevo un complesso di colpa.